Noi siamo meteore oggi. Sì, io sto coprendola con la testa. Sì. Oggi si è a meteore. Che cos'è meteore, scusa? Meteore? Cos'è? Un sito. Del tipo? UNESCO. Ah! Sì? Cos'è a meteore? Monasteri. Ah, belli. Bellissimi, non li abbiamo mai visti in questo viaggio, eh? Nessun monastero. Qua sono più belli. Perché sono? UNESCO. Vorrei solo dare giusto due informazioni generali su questo posto, che vado a leggere perché l'ho letto adesso. Meteore fa parte di una formazione rocciosa detta Dupiani, quindi questi sono i Dupiani, capito bene? E in questi Dupiani si formò una comunità di asceti che dette avvio ad uno stato monastico organizzato, questo perché? Per difendersi dai turchi. Furono costruiti monasteri sulle cime delle rocce inespugnabili, come diceva prima, talmente inespugnabili che adesso ci viene tutto il mondo. All'epoca no. Fai vedere col ditino dove andremo adesso. Vai là. Questa è grande meteora. Questa è grande meteora e da quello che sappiamo, che abbiamo letto su Wikipedia, dovrebbe essere stato il primo ad essere costruito. Comunque quella è enorme. Bellissimo. Allora, al solito abbiamo fatto la figura di merda. Allora, adesso andiamo a Varlam. Sì, mentre grande meteora è quello là in alto. È dietro la roccia. Là. Va bene. Qual è il problema? Questa è Martina che affronta la discesa. Che... Cioè, vero, Marti, dai. Cioè, sei l'unica che scende così. Tutti sono scesi a... Ecco, adesso che sei qua, dai, cosa che devi dire? Varlam, andiamo a Varlam. E cosa devono fare le persone? Vedi, prego, cioè, io rischio la vita per voi. Cioè, lei esce, adesso vedrete delle persone che scendono tranquillamente a piedi, ma non le inquadrerò. Posto? Stiamo per entrare nel monastero di Varlam, come ci ha spiegato il signore. Ora, non so se dentro si potrà riprendere, quindi... Noi entriamo, al massimo ve lo spieghiamo. Ecco Martina, benvenuta a Varlam. Io mi ero preparata con l'outfit giusto, con i miei pantaloni lunghi che avevo preso un po', no. Gli ha messo la gonna. Pantaloni non ammessi, quindi sappiatelo, donne. Venite in gonna lunga. Siamo a Varlam, dove nemmeno gli ottomani sono riusciti ad arrivare, ma i turisti sì, e in massa. È pieno di turisti, pieno. Andiamo Marco. Renditi un po' utile. Davvero? Sì, renditi utile. No, ma ti stai filmando. Vai. Renditi utile. Guarda, vieni. Michele è stato sostituito dalla tecnologia, perché qua potete vedere un bel recello dei tempi moderni. Monastero, uno fatto. Varlam, costo del biglietto 3 euro. Mi raccomando, venite con la gonna lunga perché pantaloni anche no. E adesso puntiamo Gran Meteora, che adesso abbiamo capito qual è, ed è quella. Eccola lì. Andiamo.
piccolo ponte. Allora Martina, secondo me questa ti ha reso felice perché ti ha lasciato i pantaloni lunghi invece della gonna, vero? Sì. Cioè, ti ha guardato e ha detto vabbè dai, sei abbastanza rispettosa anche se non metti la gonna. Comunque anche loro si fanno i selfie e se la ridono un sacco. Allora, c'è stato un salto temporale perché abbiamo visto tre monasteri, no, due perché uno era chiuso, però quella dell'albergo ci ha detto dovete tornare su perché dovete vedere il tramonto, è solo che adesso stiamo cercando il posto giusto. Non è questo. Non è questo. Però è bello comunque. Però è bello, dobbiamo tornare indietro. Il tramonto l'abbiamo visto, ma Michele adesso ha visto qualcosa che gli piace ancora di più. E si tratta di questo hotel, perché adesso siamo in Kalambaka City e stiamo cercando un posto dove mangiare qualcosina. Ma Michele è rimasto folgorato da questa cosa che vi farò vedere tra un istante. Oh, va che bello hotel di lusso! L'hotel costa famissi, che neanche a Macao li fanno così. Vabbè, dai, proseguiamo e cerchiamo la nostra taverna. Siamo alla taverna Dioniso e sto mangiando una pratica insalata greca. Questa è la mia mano e quindi la feta è così. È arrivata anche l'insalata dello chef, che praticamente è spalmata di sugo rosa. Oh mio Dio! Sembra che ci abbia sboccato sopra lo chef. Abbiamo anche il tavolo VIPS, perché potete vedere le mie spalle, non so se si vede, ecco, qua dietro c'è il bagno delle donne e dietro Michele c'è quello degli uomini, proprio attaccati al muro. E tra l'altro guarda la distanza che abbiamo rispetto agli altri tavoli, manco puzzassimo. E sono lontanissimi. Siamo su un pullman all'aeroporto di Salonicco perché dobbiamo andare alla stazione centrale e ci stiamo dirigendo verso il centro di Salonicco dove vedremo la Torre Bianca. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo raggiunto la Torre Bianca di Salonicco che è alle mie spalle. Eccola lì. Qui siamo all'interno della Torre Bianca e ci hanno dato le autoguide in inglese. Questo è il biglietto 4 euro, vediamo se ne vale la pena. Sono passati 2 minuti da quando siamo entrati nella torre e siamo giunti a conclusione che l'audioguida non serve a niente, quindi ci limiteremo ad osservare questa torre. È per quello che è gratis, quando l'audioguida è gratis poche volte è utile, poche. Esatto. Adesso ovviamente è il momento panorama. Bene, la nostra visita alla torre è terminata, è stata veloce. Allora, nella via verso casa, cioè verso casa, verso il pullman, ci siamo imbattuti. Allora, in una cosa che non capisco cosa sia. Sembrano palline di legno. Secondo me sono noci perché siamo nella fabbrica delle nocciole. Nocciole? No. Vabbè, qua vendono tutta questa cosa, tutte queste cose. Vabbè. Io non ho ancora capito cosa siano, eh. Nuts.
proseguiamo la nostra passeggiata lungomare, dove arriveremo a Piazza Aristotele e poi cercheremo l'autobus numero 12. Eccola Miki, Piazza Aristotele, ma non è sto granché, ti dirò. È uno slargo. Case piegate. Esatto. I mezzi me li ricordavo un po' meglio quando ero stagista. Stiamo andando e nel mentre noi faremo questo viaggio interminabile e mandiamo un contributo video dei nostri ultimi due giorni qui in terra greca per l'esattezza alle calcine. Per non pensare più a questo momento, o almeno quando vedremo il video penseremo meglio di questo momento vedendo il pezzo. Contributo video. Eccoci qua, ora non vi diremo dove siamo perché non vogliamo che la gente lo sappia, diciamo solo che siamo in Grecia, quindi Thalassa Thalassa. Salutiamo Fava Beach perché si chiama così e ci non dovevano dirlo, non dovevi dirlo.